cercando gli organofosforici. Il primo dato è che non c'è un'urina nella quale almeno uno dei sei non sia presente. Va bene? Ma spesso sono presenti tutti e sei. Quindi significa che il bambino è esposto non a uno, ma a diversi insetticidi organofosforici. Il problema è che negli ultimi anni si conoscono anche effetti cronici per queste sostanze, cioè effetti dovuti all'assorbimento ripetuto, anche di piccole quantità, giorno dopo giorno. Chiaramente i bambini sono più suscettibili degli adulti e quindi la presenza di queste sostanze è sicuramente da evitare. Agrofarma. Sta aumentando questa medicalizzazione dell'agricoltura? Ma io devo... Cioè un fallimento della... Devo smentirla, perché i dati del nostro settore, ho il rapporto Istat proprio qui con me, dice che i consumi, gli impieghi di agrofarmaci sono costantemente diminuiti negli ultimi 20 anni. Ma se scorriamo in dettaglio i dati, ci accorgiamo che la verità è un'altra. Quello che in realtà diminuisce sono rame e zolfo soprattutto, quello che ha fatto l'agricoltura dal tempo dei Romani. Ma gli erbicidi organofosforici, che nel 92 erano al settimo posto, nel 2003 salgono al secondo. Gli sterilizzanti del suolo dal 97° posto al sesto, 91 posizioni scalate in 11 anni. E siccome la terra è sempre più sterile e le piante da sole non riescono più a crescere, ecco che i regolatori della crescita passano dal 70° posto al settimo. Ma la prova evidente che la chimica in agricoltura continua a crescere sono i bilanci dell'agrochimica. Syngenta più 28, Bayer più 17,8. Negli stessi giorni in cui i bilanci familiari di noi consumatori non reggevano l'aumento di 20 centesimi per un pacco di pasta, i loro bilanci crescevano con numeri a due cifre. Stessa cosa per la regina delle sementi modificate, Monsanto più 44%. Per non parlare dei re dei fertilizzanti, Mosaic più 141%, Sinochem più 95%. La Pioneer del colosso chimico DuPont annuncia di quadruplicare in Italia i laboratori per produrre nuovi ibridi di mais. L'Italia è il primo utilizzatore di mais in Europa, non per farci polenta, ma per ingrassare qualche milione di maiali e polli nella pianura padana. Polli da portare al macello in 36 giorni, invece dei 140 se fossero allevati liberi. Polli da vendere a prezzi sempre più bassi. Riprendiamo i dati Eurostat, stavolta relativi ai pesticidi usati in vigna in Italia. Lo zolfo dal 1992 è diminuito del 300%, ma al secondo posto è salito il mancozeb, aumentato del 150% dal 92 a oggi. Che cos'è il mancozeb? Il mancozeb è il prezzemolo dei pesticidi. Prendiamo i dati delle patate. Dalle 4 tonnellate di mancozeb del 92 siamo alle 79 del 2003. Nel castello di Bentivoglio, alle porte di Bologna, c'è l'Istituto Ramazzini, prestigioso e indipendente centro studi internazionale di ricerche sul cancro. Milioni i dati relativi a 200 sostanze chimiche analizzate, una mole imponente di dati. Uno degli studi riguarda proprio il mancozeb. I risultati del nostro studio hanno dimostrato come il mancozeb sia in grado di produrre vari tipi di tumore, in particolar modo leucemie, tumori mammari e epatocarcinomi e tumori della ghiandola di Zimbal. Che cosa ne è derivato dai nostri studi? Che il mancozeb continua ad essere utilizzato e che le normative che avrebbero dovuto scattare a seguito dei nostri risultati non si sono verificate. Eppure, secondo Eurostat, nelle vigne italiane è più che raddoppiato in 20 anni. Ma il problema non è solo italiano. Parigi, Rue de Malta, al numero 40, c'è la sede del Movimento per i diritti delle generazioni future. Si sono chiesti, se nelle vigne europee, che coprono il 3% della superficie agricola, si sparano il 20% di tutti i pesticidi, nel vino cosa troveremo? Con i nostri colleghi europei abbiamo analizzato qualche decina di bottiglie di vino rosso e abbiamo mostrato che il 100% dei vini che deriva da viticoltura intensiva conteneva residui di pesticidi. In questo vino di Borgogna abbiamo trovato 5 differenti pesticidi. Questi, per esempio, sono possibili cancerogeni, ma anche questo. Questo è tossico per la riproduzione e lo sviluppo del feto. E questo interferisce con gli ormoni.
Questo per la Borgogna. Per il Bordeaux abbiamo trovato una bottiglia contaminata con 1, 2, 3, 4, 9 residui differenti. Un cocktail tossico. A livelli molto alti, come in questo Bordeaux di alta qualità, c'era un livello di pirimetanil di 233,8 microgrammi per litro, che è 2.333 volte il limite ammesso nell'acqua. Nell'acqua da bere, di rubinetto, più di 2.300 volte. Inaccettabile per una sostanza classificata possibile cancerogena. 9 pesticidi in un vino della Borgogna, ma anche pere con 5 principi dall'Emilia Romagna, melanzana con 6 residui, pomodorini a grappolo con 8 e 7 residui contemporaneamente, tutti nei limiti ammessi per la singola sostanza. Il problema sono le miscele, i cocktail che non vengono mai studiati. Se una persona non è esposta ad amianto e non fuma, il rischio di cancro del polmone mettiamo che sia 1. Se una persona è esposta ad amianto e non fuma, il rischio di cancro polmonare è di circa 10 volte. Se fuma e non è esposta ad amianto, il rischio è di circa 13, 14, 15 volte. Ma se fuma ed è esposta ad amianto, il rischio arriva a 50, 60 volte. Per cui quando si dice, noi studiamo gli effetti cancerogeni di una sostanza ad altissime dosi, è vero, ma è una unica sostanza che noi studiamo. L'uomo è esposto a micro quantità di tante sostanze cancerogene, le quali si potenziano l'una con l'altra. Ed è per questo che la nostra era è caratterizzata da questa rapida crescita dell'incidenza dei tumori e delle patologie degenerative. E dire che il vino, ad esempio, potrebbe essere prodotto usando semplicemente i vecchi rame e zolfo. Qui siamo nelle colline del Chianti Senese e questa è l'azienda Pacino. Stefano Borza produce qui il suo vino, senza i pesticidi chimici di sintesi. Vedete, praticamente non c'è malattia, non c'è macchia di peronospora, non c'è oidio. I grappoli sono omogenei, sono belli, sani. Siamo a circa 2 settimane dalla vendemmia in questo momento. L'uva è indubbiamente sana, ma i costi? Si possono raffrontare i costi tra la coltivazione bio e quella convenzionale? I costi diminuiscono per la buona pratica agronomica, quindi per avere la pianta viene mantenuta sana, questo fa risparmiare l'utilizzo di prodotti. Stiamo parlando tra biologico, tra biologico e convenzionale. Cioè il biologico può costare il biologico, a parità di uva. A parità di uva, di quantità e di qualità, deve costare meno. Il biologico. Il biologico. Deve costare meno perché i prodotti costano meno se ne usano di meno, perché la pianta sta meglio. Anche in cantina niente lieviti selezionati clonati in laboratorio, niente enzimi chimici, niente acido muriatico nel mosto, niente fosfati per alimentare gli enzimi. E queste sono le analisi della dogana canadese dove Borza esporta il vino. Nessun residuo. La parola chimica non è sinonimo di inquinante, nocivo, pericoloso, come la parola biologico non vuol dire in assoluto puro e naturale. La differenza, banalizzando, è che con il metodo convenzionale si medicalizza e quindi si inaridisce il terreno, mentre con l'altro, utilizzando dei prodotti che sono più compatibili, mantiene il terreno in equilibrio e la pianta si ammala di meno. Chi utilizza questo metodo dice: a parità di qualità e quantità, un vino biologico deve costare meno. Di fatto si paga di più perché poi c'è poca distribuzione e ci si specula. Ritorniamo alla domanda iniziale. Chi è il padrone dei prezzi? Germania, Wuppertal Institute, centro studi sul clima, ambiente ed energia. Succede oggi che in tutta questa catena del cibo il ruolo dei grandi distributori è diventato sempre più importante. Quindi la concorrenza fra i distributori, il loro potere sui fornitori di cibo, fa così che i prezzi diventano sempre più depressi, sempre più bassi. E così sono già da tempo, anche oggi, come dire, sono responsabili per questa pressione economica che è sui contadini, che poi spinge i contadini a come dire, produrre al prezzo più basso possibile, con tutte le conseguenze disastrose che ne consegue, perché il prezzo basso sfortunatamente a costi alti.